Abbiamo cercato di portare tante voci da tante persone che eh, ognuna a modo loro eh, prende a cuore sempre eh, un tema che parte e che termina con un termine, rispetto. Rispetto può, può essere con la cucina, come ci ha dimostrato Annalisa poco fa. E rispetto può essere semplicemente dire no. Io non ho voglia di mangiare più, essere senzienti. Rispetto può essere: ciao Alfredo. Può essere, faccio di più oppure faccio diverso, faccio altro. C'è chi si occupa di liberare esseri che vivono in condizioni disastrose, ma poi, una volta che li ha liberati, ecco dove si li riporta. Liberiamo una mucca, atto eroico. Poi eh, abito al sesto piano in un condominio, faccio fatica a portarla a casa mia. Eh, libero delle galline, idem. Ho qualche problema con un cane che pesa 5 kg, mm, pensiamo un po' se, eh, se mi, mi trovo a portare un, un maiale, che è uno degli animali che amo di più, senza fare distinzione, però provo una profonda simpatia per i maiali ma non me lo posso portare a casa. E allora dove lo metto? E allora ci sono loro. Questi ragazzi hanno veramente, nel vero senso della parola, eh, trasformato la loro vita in condizione al fatto di poter salvaguardare questi animali che grazie a qualcun altro vengono salvati. Quindi c'è tutto un processo, c'è tutta una catena. Il primo attivista è quello che dice no. Basta, dice semplicemente no. Io non mangio più questo, grande. Si inizia da lì. Poi c'è tutto un processo e siamo tutti uguali. Chi semplicemente dice no, io non mangio più niente che ha eh, nulla di origine animale, è tanto quanto noi che cerchiamo di portare conoscenza a chi ancora non ha conosciuto determinate cose, tanto quanto loro... Non c'è chi fa di più e c'è chi fa di meno, l'importante è fare. Questo è un concetto fondamentale. Perché eh, molte volte io sento dire persone che dicono: Ah, ma io non potrei mai fare, andare a fare attivismo, andare in piazza. Chi te l'ha chiesto? Basta. Fallo a casa tua, fallo con i tuoi gesti, fallo con la tua famiglia, fallo con tuo figlio, fallo con tua moglie, fallo. Fallo, fallo, fallo. Basta, tutto qua. E io, ormai, cioè, non è il primo anno che loro sono qua con noi ma oh, guarda che bella che è è forte o no? Cioè, è un personaggio straordinario le voglio un gran bene veramente io lascio la parola a loro anche perché abbiamo già rubato qualche minuto loro sono semplicemente i ragazzi di Agripunk. quindi grazie mille a Desi di essere qua e a David che sono tosti veramente e loro sono con me io sono con loro tutti noi siamo insieme grazie, grazie mille lascio la parola a loro Grazie. Si è spento? Okay. Allora, ciao, appunto come ha già introdotto lei, appunto noi abbiamo AgriPunk, abbiamo questo rifugio appunto per animali di qualunque specie, che quindi è un discorso che include sia gli animali, specie mucca, specie maiale, ma anche specie eh, umano, insomma. E, la particolarità del nostro rifugio è appunto il fatto che comunque è un progetto di riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchini. Il discorso che diceva Marina appunto del fare è, è quello, comunque anche già iniziare non mangiando. Da carne, quindi facendo in qualche modo acillare il mercato della carne, poi porta ad aprirsi sempre più possibilità di animali che possono essere eh, appunto liberati, che possono aspirare ad avere una, una vita nuova. E praticamente noi è quello che, che facciamo mettendoci magari anche un po' la, 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 la faccia quando si tratta magari di alcune questioni, di alcuni animali e proprio mettendoci in prima persona per cercare di dare un po' una smossa alla situazione. Il nostro rifugio appunto è in provincia d'Arezzo, ad Ambra, e consiste in un terreno di 26 ettari con varie abitazioni, che ora sono appunto abitate, e nulla. Quello che facciamo noi è appunto ogni mattina alzarsi e assicurarci che, che tutti stiano bene, che tutti possano avere diritto a una seconda possibilità e di avere una, una, nuova, una nuova vita. E poi l'anno scorso eravamo qui che c'era in ballo la questione delle mucchine di Suzzara, se magari qualcuno appunto c'era anche l'anno scorso, tipo loro è stata una bella, una, una bella lotta <ride> e, e una bella vittoria anche se con lati molto tristi perché comunque alcune mucche che erano a terra non ce l'avevano fatta, però poi sono state liberate altre tre. Eh, di cui due, appunto, la, la, la Polsi da noi e la Chloe, che è la mucchina ultima arrivata al rifugio Bieppi, erano state ingravidate ancora quando erano all'allevamento, e hanno avuto una gravidanza, insomma, eh, portata a termine in maniera. Mh. Normale per quello che sarebbe una gravidanza, però in, in verità speciale per quella che è stata la loro vita finora, perché i vitellini che loro finora hanno partorito gli sono sempre stati portati via per soddisfare l'industria del latte, l'industria casearia, invece loro hanno avuto la fortuna di poter partorire dei, dei vitellozzi forti e sani, erano arrivate già ingravidate, sì, assolutamente. E Quindi insomma, questo ecco, aggiornarvi la situazione delle mucchine, stanno bene, sono... eh, infatti ecco, il, lato, il, lato triste, il lato triste era che un'altra mucca era incinta, anche la io era incinta, però purtroppo ha passato la maggior parte della gravidanza sotto, quando era sotto sequestro, quindi prima che i volontari andassero a monitorare la situazione, insomma era... Io non so se voi conoscete la storia no? che succede di solito agli animali che vengono sottratti da degli allevamenti intensivi. Eh, io mh, non ho idea di eh, chi abbiamo di fronte, quindi so che tante persone sanno. Ma per chi non lo sa, ecco, si documenti da solo e guardi uno dei tanti video che ci sono online in modo da capire come vengono trattati gli animali negli allevamenti intensivi. È una non vita, per cui effettivamente pensare di poter sequestrare, come dice lei, non delle mucche. Oddio, è cascata, ma eh, degli esseri viventi che hanno un nome, perché ogni animale ha un nome, cioè loro non dicono andiamo da quella mucca, andiamo da quella capra, loro la lo chiamano per nome e sono, come io dico, non vado da, dal cane, io vado dalla stella, se mi dicono tu hai un cane, no, io ho la mia stellina. Punto, poi perché ha un'identità esattamente come il nostro animale d'affezione. Loro trattano tutti gli animali che vengono nel loro rifugio. rifugio. Anche se per Stella, cioè il vitellino che è nato, eravamo un po' dubbiosi sul fatto di dovergli dare un nome o un no, perché lui è nato libero. Quindi, sarebbe stata l'occasione per abbandonare anche questa cosa antropocentrica del nome all'animale e chiamarlo semplicemente o oh, o oh, chiamarlo con un fischio sì, o chiamarlo con un, un atteggiamento sì capito quindi a, ci abbiamo ragionato e comunque eh, la cosa è nata spontanea e stella <ride> capito ci stava bene eh, lei stava dicendo prima che un'altra mucca eh, la io era stata ingravidata anche lei eh, però lei non è stata Così fortunata come le altre due, ma ha eh, partorito pre prematuramente e noi ci siamo trovati lì a vederci morire fra le braccia suo figlio. Che l'avevamo già perché era già nato e poi è morto dopo poche ore. L'avevamo chiamato Siria perché stava succedendo, cioè, avevano iniziato i bombardamenti in Siria e eh, ci sembrava figlio dello stesso sfruttamento alla fine. Quindi, eh, cioè, nel senso l'abbiamo chiamato Siria proprio, per, eh, proprio perché è morto, cioè più che altro, eh, o comunque anche se fosse sopravvissuto avrebbe avuto dei grossissimi problemi perché non era formato e aveva qualche problema dato probabilmente dalle gravidanze eh, artificiali che gli fanno fare che ogni tanto non vengano molto bene, insomma, voglio dire. Sì, che poi alla fin fine gravidanze ripetute in funzione appunto della produzione di latte con appunto, eh, tipo per esempio il, il, il seme, questo si dice, cioè il seme eh, con cui vengono fecondate appunto artificialmente da un operatore che è apposta pagato per quello, che è un veterinario. Comunque, ecco, eh, praticamente ci sono queste, questi allevamenti di tori sì, sì, ci sono veterinari dell'ASL eh, abilitati eh, eh, a far quello, eh, fecondatore laico di bovini, esatto. bovine da latte, è la definizione della, della specializzazione. Eh. Sì. Ci sono eh, gli allevamenti di tori con le varie razze selezionate e c'è una banca del seme, questi tori vengono o eh, fatti eiaculare artificialmente tramite stimolazione della prostata, Oppure con un fantoccio fatto a mucca in cui c'è un operatore sotto con un'ampolla che raccoglie quello che esce. Sembra fantascienza. Sì, sembra, sembra, sì, sì, sì certo. sembra un racconto di, di un film splatter, eh, però è la realtà. E quindi poi questi, questo seme va in queste banche dati, dove poi viene praticamente smistato nei vari allevamenti per caratteristiche genetiche. Le caratteristiche appunto di razza, tutte quante eh, catalogazioni in funzione se è da latte da carne, insomma, tutte catalogazioni fatte da, 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 dal dominio, capito, quindi il voler classificare. Quindi a volte lo sperma di un solo toro viene usato per fecondare l'intera stalla, quindi sono comunque fecondazioni appunto tutte consanguinee, perché magari a volte sono i tori della stessa stalla, quindi magari è il figlio della stessa mucca. Che viene rifecondata cioè è una cosa incestuosa cioè da un certo punto di vista e che poi esatto e poi c'è questo discorso appunto che è una porzione di, 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 di seme quindi cioè vengono comunque sono gravidanze fragili molto fragili che a loro non interessa nulla perché a tre mesi il vitello da latte è già da macellare, quindi che sia un vitello che ha problemi, che non sviluppa per bene la muscolatura, fondamentalmente a loro non gliene frega nulla. Esatto, tipo il parto, allora la mucca di solito partorisce la notte, e però loro per non restare a lavorare la notte, che fanno? Quando inizia, cioè inducono il travaglio tramite punture, tramite stimolanti, e poi con una corda praticamente cioè, entrano con la mano afferrano le zampe del vitello lo tirano fuori appena, gli legano delle corde e inducono il parto tirando fuori il vitello con la, con la corda il che porta tante volte appunto a slogare le articolazioni delle zampe davanti o che può portare a spezzare il collo appunto del vitello e può portare a fare anche delle lesioni uterine proprio del collo dell'utero alla, alla mucca per cui, negli allevamenti ci sono un sacco di problemi legati proprio al prolasso dell'utero, al prolasso vaginale, a causa appunto dell'induzione del parto in questo modo. Comunque, eh, io ho partorito, e riuscita a partorire comunque in maniera naturale, senza nessun eh, ausilio artificioso, eh, anche perché non c'era nessuno disposto a venire di notte a darci una mano a farla partorire. Comunque, insomma, ho fatto tutto da sola. Però purtroppo c'era poco da fare perché proprio non si alzava. Quindi, quando poi abbiamo saputo che, abbiamo scoperto che era incinta anche la Polsi, che si sono gonfiate le mammelle, è stato un po' il panico generale perché abbiamo detto e adesso. Però, fortunatamente, lei ha fatto i nove mesi giusti di gravidanza, perché hanno tipo nove mesi come noi e nel frattempo era già da mesi che era da noi quindi si è ripresa, aveva riacquistato peso, gli si erano rimarginate le ferite quindi era, era diventata un'altra mucca, era forte e ha partorito in maniera appunto cioè tipo in mezz'ora Tung era fuori, in un'altra mezz'ora si è alzato e dopo tre giorni è uscito al pascolo e ha iniziato già a rosicchiare l'erba per dirti quindi. Eh, tuttora, ora ha 5 mesi continua comunque a mangiare il latte della mamma però mangia già qualsiasi altra cosa è una bestia di due quintali si sì, sì. è fatto castrare di recente così sarà tranquillo e di recente l'altro martedì. martedì il veterinario che è venuto il veterinario che è venuto è, purtroppo è tra l'altro un veterinario che si sta facendo molti complessi sull'etica del suo lavoro e, appunto, quando l'ha visto ha detto: Ma quanta sto Cioè C'è cinque mesi? Ma che dici? No, c'è cinque mesi. Ma è gigante, eh, vedrai, se sta bene. So. <ride> e quindi lui insomma è stata una grande gioia perché veramente è... Cioè è nato, è nato libero, ha la fortuna di avere la mamma accanto, di avere le zie premurosissime, perché è un'altra cosa che dicono, che noi appunto non siamo veterinari né nulla, però pre, quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo passato le notti a studiare, tra l'altro per certi versi inutili trattati di zootecnia, perché eh, ci sono trattati di zootecnia dove ancora dicono che se una mucca non la munge esplode davvero, sul serio, ci sono ancora veterinari che ti dicono oh, tipo io avevo perso il vitellino, e eh, ma ora la dovete mungere, perché e si sono riassorbite le mammelle tranquillamente. Però ancora non ho, cioè, cioè, pur di mantenere eh, lo status quo del, de, del mercato latteo caseario e della carne, così, cioè, vengono pure eh, traviate le, le realtà dei fatti. La il discorso ovviamente. Certo, certo. Allora, l'abbiamo fatto castrare come tutti i maschi di tutte le, le specie che, che stanno al rifugio, perché? perché purtroppo non viviamo ancora in un mondo antispecista dove un animale può essere totalmente libero di vivere la propria vita, quindi eh, riprodursi, crearsi una famiglia, inserirsi nel tessuto eh, naturale insomma, del mondo che lo circonda. E purtroppo viviamo ancora in un, non siamo un allevamento, quindi il nostro scopo non è quello di riprodurre e di far nascere nuovi individui, eh, anche se è per condurre una vita bella, però comunque c'è la necessità di ora come ora, eh, essendo nel pieno comunque del, del meccanismo dello sfruttamento tantissimi, tantissimi individui, c'è la necessità di avere spazio per salvarne il più possibile perché comunque. Ipoteticamente, in un mondo in cui non esisteranno più barriere, in cui non esisteranno più pregiudizi, in cui non esisteranno più catene né per noi né per gli animali, ipoteticamente basta introdurre un nuovo maschio non castrato e tutta la vita li riprende. Però quello chissà quando purtroppo sarà, nel frattempo c'è questa necessità di, di non far figliare questi, questi animali. Anche perché comunque in tanti casi, appunto, venendo da situazioni difficili, eh, magari si ha il rischio di, di far nascere comunque degli animali che magari sono consanguinei. Tipo penso a uno stesso gregge di capre, dove magari c'è eh, la madre e i figli, capito? Cioè, se si accoppiano, si accoppierebbero tra consanguinei. Quindi portando di nuovo anche all'interno di un contesto di liberazione, i meccanismi del, dell'allevamento, ossia di animali fatti riprodurre, perché è bello vedere il cucciolino, è bello stare lì ad allattare il cucciolino, però in effetti magari è un animale che può avere problemi. E cioè, anche il discorso, e qui una, un piccolo appuntino mio, tipo le campagne per salvare gli agnelli, i capretti, allora ovvio, gli animali più sono piccoli, più è facile eh, riuscire a portarli in salvo in qualche modo però è anche vero che hai fatto tra virgolette un, un gesto bello perché hai salvato una vita assolutamente però è un po fine a se stesso cioè noi crediamo che sia appunto questa cosa delle mucche ce l'ha fatto capire in maniera concreta cioè che ha più senso cercare di salvare una fattrice come è successo anche per green hill no? tutte le, le fattrici che sono state tirate fuori tirar fuori una fattrice, una, un animale che è sfruttato per essere appunto un riproduttore e dargli la possibilità di non essere più riproduttore o addirittura di poter avere finalmente la soddisfazione di partorire e di essere madre. Perché alla fin fine se noi andiamo negli allevamenti a portare via solo gli agnellini, i vitellini, i caprettini, i pulcini, ricordiamoci che dietro ad ogni animalino, cucciolino salvato c'è una madre che continua a essere sfruttata. Ancora di più, le campagne animaliste, tra virgolette, di acquisto proprio presso gli allevatori di questi animali sono pericolosissime perché ci sono pastori, ma lo sappiamo proprio perché vediamo gli annunci stessi dei pastori e degli allevatori: in cui fanno nascere i figli su prenotazione perché sanno che hanno 100 pecore che partoriscono, 50 agnellini vanno ai macelli, ai supermercati, ai mercati, quello che è, 50 li tengo per gli animalisti lui comunque ci fa soldi e comunque dietro a quei 50 agnellini rimangono 50 pecore o 50 capre che continuano a rimanere lì sfruttate. Ci sono arrivate due pecore, Suffolk, quelle con muso nero, bellissime, che praticamente sono due ex fattrici. Questo ragazzo è riuscito a salvarle, ha fatto un gesto meraviglioso, perché solo una a sei anni, una a nove anni, cioè... E soprattutto la tina a 9 anni cioè, cammina con le gambe aperte, cioè, ha eh, proprio cioè, l'anca forzata. Quindi, quando parliamo di, di, di liberazione, cioè, è bello cioè, dire andiamo, vai, pum, parti, fai, però facciamolo con un po' di consapevolezza non e di strategia, perché non stiamo parlando di oggetti, cioè, la società li considera oggetti e li mercifica, ma non lo sono, sono individui come noi. Quindi mh, guardiamo anche un po' tutte le dinamiche che ci stanno dietro. Solo quello. E quindi eh, salva una pecora incinta. Campagna salva una pecora incinta. Campagna salva una pecora incinta. Poi eh, che magari forse qual sì, dimmi. Certo, sì, sì. Vai, vai, no, va benissimo, va benissimo le domande, guarda. Grazie. Ok, la mia domanda è questa perché io cioè, sono dentro un po' il meccanismo, nel senso che sto seguendo da parecchi anni tutti i discorsi, quindi certi discorsi già li conosco bene. Eh, quindi, sul discorso dello sfruttamento, sul discorso di come vivono appunto eh, le mucche negli allevamenti, tutto, ho visto i filmati, sono stata male, eccetera. Ma io non ho mai capito una cosa. E quindi, adesso ho l'occasione di chiederla e la voglio chiedere. E allora benissimo il discorso di salvare appunto le fattrici. Allora, primo ecco quella la mia domanda: cioè, e in che maniera allora nel momento che io salvo una fattrice, e io al limite lo vorrei fare, mi piacerebbe che anche altre persone lo facessero, però, come faccio a sapere? Cioè, non a sapere come faccio a, a interrompere veramente il circolo vizioso, nel senso che io nel momento che prendo questa fattrice, intanto non ho capito come, ma soprattutto nel momento che io sottrago una fattrice, cioè, no, non è che mi dice, sono sicura che verrà rimpiazzata purtroppo da un'altra. Ecco, quindi la prima cosa era quella. La seconda, che, la seconda che è sempre legata a questo discorso, era, ma io lo, lo faccio perché, cioè faccio queste domande perché ci tengo, perché vorrei. E, Soprattutto la seconda era: eh, io sento sempre più parlare nei rifugi, cioè, io stessa sono riuscita a sottrarre una capretta allo sgottamento, quindi, però sento sempre più parlare nei rifugi di animali sottratti anche dalla forestale, da però, eh, dov'è il punto labile in cui il maltrattamento, eh, cioè in cui viene attribuito in cui viene esatto, in cui po posso dire? Sì, come in, nel momento in cui posso dire sì quel maiale sequestratelo quando alla fine sono tutti tenuti in condizioni disperate e tutti vanno incontro al macello cioè, com, ma, ma a livello legale, cioè per me sono tutti da sequestrare, per me e per voi però quale a livello legale qual è il punto che può far scattare il sequestro a livello legale in un allevamento in cui tutti sono destinati al macello, ecco è questa è la mia curiosità che ho sempre avuto, grazie grazie, grazie. grazie. Allora, eh, partiamo dalla seconda, va bene? Che mi sembra sì. Eh, il punto in cui scatta il sequestro, un maltrattamento, non c'è: purtroppo è tutta una questione di lotta a tutti i livelli. A tutti i livelli. E sfruttare le falle di, del sistema dell'allevamento, del sistema delle ASL, del, della politica, eh, di qualsiasi appiglio va bene, che eh, possa portare poi alla chiusura dell'allevamento. Perché eh, allora ti, ti faccio l'esempio: eh, le mucchine di Suzzara, l'allevamento non è chiuso. Eh, quindi è un salvataggio fine a se stesso molto bello perché insomma voglio dire scherziamo eh, cioè non è stato uno scherzo è stata molto difficile la lotta perché quelle mucche sono state salvate non perché le abbiamo prese dall'allevamento e ora l'allevamento continua tranquillamente a fare il suo ma perché erano eh, state messe in una stalla a morire di fame e sete e eh, fra l'altro purtroppo due, a, a parte sì, avevano le marche contraffatte, quindi per quello è a livello amministrativo è scattato il sequestro, però a livello diciamo, eh, generale ecco, scattava la soppressione e smaltimento dei cadaveri, capito? non il salvataggio. La Lotta è stata quella di inserirsi, andare lì, dargli da mangiare perché non scattava neanche la soppressione. Perché sopprimerli alla fine costa: allora che cosa facevano? Li lasciavano senza mangiare e bere. E questi, qui poi, quando le mucche morivano, eh, prendevano e buttavano in un campo con una palata, proprio una palata di terra sopra, appena appena. E quello alla fine è stato quello che ha fatto scattare l'odore. Qualcuno si è, è, è fatto anche nemmeno. Eh, che ha, hanno trovato le carcasse dall'odore, l'hanno sentito, hanno trovato le carcasse, si è, è innescata tutta la cosa sanitaria e addirittura lì hanno rischiato, addirittura siamo stati proprio bravi a non calcare troppo la mano perché si è sempre tentato di calcare la mano anche a livello di campagne, via, presidi, però lì c'era tutto un allevamento sì che sono mucche sfruttate ma sono vive di fatto e se se Avessero seguito la legge alla lettera, quelle mucche le avrebbero do sopprimere, dovute sopprimere tutte e 300-400, quante erano? Perché con. Degli illeciti di genere con dei cadaveri con, che non si sa neanche quali malattie possano portare, dove le mucche magari ci stanno lì e le mosche che si posano, i tafani vanno sulle solite mucche, sarebbe stato proprio da sterminio. E mi è capitato di parlare con una persona che mi ha raccontato come fanno queste cose. Se uno guarda su YouTube, sono video parecchio pesanti da guardare. Però lo vedi, cioè non pesante a livello di quello che si vede, ma di quello che ti entra nel cervello, perché fanno delle buche enormi, grosse come un capannone dell'allevamento, ci buttano tutti gli animali dentro, vivi, morti, non importa, buttano tutto dentro. Eh, poi ci fanno eh, uno strato di copertoni da camion, le go la gomma, insomma, delle de ruote dei camion, e, e fuoco, lasciano bruciare finché brucia e poi buttano la terra sopra e coprono tutto di, 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 di allevamenti di maiali, maiali. no con i polli fanno, fanno un po' in un altro modo c'hanno cioè le schiume addirittura che buttano dentro l'allevamento cioè, cioè delle cose proprio da, da, da ss proprio cioè ehm, pazzesche quindi abbiamo evitato tutta una serie di cose parecchio sconvenienti sia per le mucchine che sono venute da noi sia per le loro compagne che poverine sono sempre là sfruttate però comunque sono sempre vive, insomma, boh, magari tanti lì per lì ci hanno detto, eh, ma tanto sono tutti morti, comunque gli animali sfruttati perché non serve a niente, però intanto però do dopo, no, dopo qualche mese altre tre sono state portate via. Quindi, cioè, nel senso, dai, dai, alla fine, cioè, anche questo che noi stiamo facendo ora parlando con voi serve a tanto, perché magari qualcuno di noi qualcuno di voi conosce, parla con un'altra persona che parla alla fine della catena con la persona giusta, il gruppo di persone giuste e si riescano a liberare degli animali. E... Se poi si riuscisse a portare avanti poi i discorsi che usi il pretesto del sequestro dell'animale, appunto, per, come dici tu, eh, sarebbero tutti da sequestrare, quindi magari creare appunto poi una serie di concatenanza, di azioni e di, di situazioni che magari possano portare boh, alla chiusura dell'allevamento. No. Però lì c'è il problema... Però non bisogna andare a colpire il piccolo contadino o anche l'allevatore della Parmalat che ha 10 mucche magari in montagna. Poi che c'entra, quando uno gli capita di poter fare qualcosa lo fa comunque, va bene, anche con queste persone. Eh, però noi bisogna lottare contro amatori, cremonini, la Hop, cioè è inutile fare il vegano e poi andare alla Hop, non serve a niente. Si va in mercato a comprare la verdura, si va a comprare i fagioli dal contadino, non ci vuole niente, ci sono da tutte le parti. Uno se no eh, piglia la macchinina per andare a fare i bagni o in mare, no, piglia la macchinina per andare a comprare, Te a terra roba buona in campagna. Capito? È, è inutile lottare contro un sistema alimentandolo continuamente tutti i, giorni, tutti i giorni, purtroppo la benzina in una macchina bisogna mettercela, se no attualmente non va, anche se è una cosa assurda, perché tutti i sistemi ti fanno andare senza il petrolio, però non vengono sfruttati, anche quello è un fatto che noi tutti i giorni gli diamo i soldi per continuare a sfruttare il Congo, a sfruttare eh, gli, stati, gli stati più deboli, e, e niente se non si fa un punto di rottura partendo dalle piccole cose, va bene, per poi arrivare tutti insieme a una sorta di boicottaggio totale, diciamo che non, non ci vuole neanche niente. Perché se ognuno di noi singolarmente lo può fare, tutti lo possono fare. Eh, basta farsi entrare l'idea che serva a qualcosa più che altro, perché molti pensano che comunque non serve a niente, eh, che comunque sono tutte cose da estremisti. Magari perché uno pensa che l'olio di palma è collegato a quello sfruttamento, magari nell'Africa o nel Sud America, invece non è così perché la COP. Oh, oh, ora mi becco una denuncia della COP. Infamazione. <ride> Perché i supermercati o... appunto? Perché la Hop leva l'olio di palma da tutti i prodotti Hop, però, per, eh, però vende le pastine e i biscotti fatti da altri con l'olio di palma come vuole, quindi niente per riallacciarsi. Ora non mi ricordo più il discorso della prima domanda, no, per dire che la, la prima, prima domanda, domanda era delle frattrici. Eh, sì. Ah, ecco, le frattrici eh, abbiamo eh sì. eh, no, la, era la storia delle mucchine a differenza di un'altra storia di fatterici uh, Allora, la storia delle caprette che ci sono arrivate: 25 capre, che, capre da carne, quindi diciamo da anni e anni di genetica da carne, cioè nel senso figliate consanguinamente con, uh, con i loro parenti del gregge, e hanno dei problemi assurdi proprio assurdi, cioè hanno le zampe storte, mangiano, eh, non ingrassano, non prendono fesso, non, non, non fanno muscolatura, cioè, cioè hanno proprio tutti i problemi genetici che, possono avere, che può avere un animale e questo è dato da pochi anni comunque di consanguinità. Perché una decina d'anni di consanguinità, perché loro cosa fanno? Le tengono dal latte, eh, le fanno accoppiare con i caproni, eh, poi fanno allattare i capretti eh, che fa dalla madre, va bene, quindi il capretto è allattato comunque naturalmente, quindi non è quello, e eh, prendono il latte. Però c'è sempre questa cosa che i caproni sono sempre i soliti, eh, ovviamente, quindi anche se tentano un po' di... Eh, di variare, magari mettendoci un caprone nuovo, comunque le madri sono le solite quindi piano piano hanno un sacco di problemi. Questi animali e eh, anche le mucche sono figlie di una genetica eh, forzata. E, eh, per portarle via, bisogna ingegnarsi: sì, eh, tanta fantasia, capacità di improvvisazione. Eh, bisogna essere parecchio svegli sì. quando si va a parlare con le persone. E quando si va a fare le cose, insomma. Allora lascio un attimo la parola alla Desi che magari parla appunto di questo adotto un ettero a distanza, no, cioè un ettero liberato. Però volevo anche ricordare una cosa: allora che eh, questi santuari, come ieri avevamo Christian di Poasi, no, vivono solo unicamente con il nostro sostegno. Per cui è fondamentale contribuire a fare in modo che possano continuare ad esistere e continuare a mantenere questi animali, perché questi animali uno magari non ha neanche un'idea, però hanno un costo incredibile e questi ragazzi non è che non lavorano. Non lavorano, magari non vanno a timbrare un cartellino, ma lavorano tantissimo e dedicano la loro vita a, eh, a mantenere questi animali nel miglior modo possibile, eccetera. Per cui è eh, fondamentale il nostro aiuto. Una cosa che vi consiglio di fare è quella di andarli a trovare in prima persona. Ci sono proprio delle giornate dedicate alla visita ad Agripunk, ad esempio, come raccontava ieri Cristian, ai Poasi, perché eh, sono posti dove noi possiamo andarli a visitare e sono posti meravigliosi. Finalmente lì capiamo come eff effettivamente ci possiamo re relazionare a un animale quando eh, eh, di fatto l'abbiamo sempre visto come cosa. Possiamo interagire con loro, eh, li possiamo accarezzare se ne hanno voglia. Eh, possiamo giocare con loro se ne hanno voglia. Io ho visto giocare un capretto che era appena nato e, e, quando sono andata ad agri e mi sono emozionata, mi sono divertita moltissimo. Si era incaponato con una ragazza, e, sì, esatto, e, e, e sì, si divertivano sì, tantissimo, sì. certo, è cresciuto. E ha la sua evoluzione. Per cui fondamentale è il sostegno. Andiamo in questi santuari e andiamo in questi posti. Portiamoci eh, delle scolaresche, eventualmente se siamo insegnanti, e, oppure portiamoci i nostri figli. Insomma, comunque, o andiamo noi stessi e dedichiamo una giornata qua. Ecco, vogliamo concludere assolutamente, siamo fuori tempo massimo. Certo, voglio lasciare infatti la parola alla Desi perché così ci saluta lei e eh, intanto ci prepariamo per la prossima conferenza che aiuto. Allora, molto velocemente qualche piccola precisazione a quello che diceva Marina. Allora, mh, non si può venire a visitarci quando uh. uno vuole. Noi facciamo appunto delle, degli, eh, dico la degli eventi in cui si parla di anche altri argomenti, tipo abbiamo fatto inc incontri sulla questione del queer, sulle questioni appunto antispeciste, insomma, si lega sempre ad eventi di un certo tipo, oppure appunto è venuto anche Alfredo a trovarci, per parlare delle, appunto dell'economia dell del dono, così. E, e poi appunto il discorso del, dell'interazione con gli animali. Appunto, gli animali che stanno da noi stanno in uno stato semibrado, praticamente tipo Nubi. Ora è diventato un terrorista. Cioè, sì. sì. veramente. <ride> Entri dentro, tanusa se va bene, ok. Se non va bene, ti butta fuori. <ride> il, il butta fuori. Quindi, comunque insomma. Esatto, quindi la cosa appunto, che ci tenevo a dire è questa cosa appunto, che è bello conoscere gli animali appunto nel, nel, nello specifico appunto, della loro personalità, rispettando, il discorso del rispetto appunto eh, quello che vogliono in quel momento. E il discorso ultimo minuti dell'adotta a un ettaro fondamentalmente è una sorta di adozione a distanza, solo che avendo il discorso che si paga una, un affitto mensile per il posto che però questo affitto mensile ci consente di eh, dar da mangiare agli animali, perché essendo pascolo, boscolo, siepi e tutto quanto, praticamente è il, il corrispettivo del, 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 fora, del foraggio, tra virgolette. Quindi praticamente insomma, invece di adottare a distanza un animale, essendo un'area dove ci stanno tanti animali, eh, chiediamo questo aiuto contribuendo appunto a, a mantenere il terreno dove loro vivono giornalmente. Così. Ecco, allora. grazie. Volevo ricordare che loro hanno il banchetto comunque qua fuori, stanno con noi fino a domani sera, che è l'ultimo giorno del Boetico Vegan Festival. Se avete qualche domanda andate nel banchetto a trovarli, eh, così magari insomma, potete parlare direttamente con loro per le eh, domande che purtroppo in questo momento non abbiamo più tempo di fare. Eh, volevo, siccome hanno nominato Alfredo Meschi, chiedo ad Alfredo un secondo se vieni qui un attimino, perché siccome tu partecipi attivamente in tanti modi, e dedichi, vieni un secondo, dai. Tanto senti, minuto più, minuto in meno. Eh, Alfredo Meschi è stato da loro. Questa è un, un, una persona che ho conosciuto da poco, al quale tengo tantissimo. È un grande, innanzitutto un artista, e mi riporto indietro nel tempo. Ho studiato arte, ho fatto così: impara l'arte e mettila da parte, però una parte artistica di me resta sempre. E quando io e Alfredo ci siamo sentiti eh, mi sono emozionata perché lui ha messo a disposizione il suo corpo come body artist facendosi tatuare 40.000 x partendo da una lacrima e comprendo tutto il suo corpo e questa è la denuncia di 40.000 vittime di animali innocenti che vengono uccisi al secondo. Dico al secondo. Cerchiamo un attimo di immaginare questo numero che è esponenziale. 40.000 animali uccisi al secondo solo per la catena alimentare. E come mi eh, insegnava Alfredo, senza parlare di quello che possono essere eh, le pellicce, l'abbigliamento e quant'altro, è troppo, è troppo, ragioniamo. La, la Quindi le 40.000 40 x sono anche i tacchini che morivano durante un ciclo di tre mesi in quell'allevamento. Sì, c'è tutta una ricorrenza dietro a questa cifra che ieri sera ci ha raccontato nella sua eh, ad alto impatto rappresentazione artistica che ha fatto qua sul prato e che ripeterà questa sera però facendo un'altra performance. Quindi per chi vuole... Eh, partecipare, eh, stare con noi in questo momento dedicato all'arte e al messaggio sempre comunque etico rivolto verso i nostri amici animali e dalle 8 e mezza alle 9 e mezza Alfredo Meschi sarà con noi. Visto che mi ha invitato nello spazio di AgriPunk volevo eh, dire una cosa che... <clears throat> Un conto è tatuarsi, un conto è che sia un X, o che sia il pugno, la zampa o quello, quello che vi fare a voi. E un conto è iniziare a, a sentire il, il peso di questo tatuaggio. E io direi che la tappa che ho fatto a Agrifunk per me è stato un punto di svolta. Perché con un squadrominare con una, un altro artivista, quindi con un ragazzo che usa la sua arte in maniera attiva per la coscientizzazione sull'antispecismo e sulla liberazione animale, che si chiama Luca Jacob Cogas, che è un fotografo per me bravissimo, e abbiamo avuto la possibilità di fare degli scatti a, a AgriPunk, e era, era Luca che, che comandava, che mi comandava, mi diceva dove mettermi, come. E io, ovviamente, obbedivo perché era un suo progetto artistico. E per fortuna, dico perché mi ha permesso veramente di entrare in contatto epidermico, perché, alla fine, il tatuaggio è sulla pelle. Eh, con alcuni degli animali non umani che sono stati salvati e vengono ospitati da, da Agribank, in particolare con le pecore, con le capre e eh, con, eh, con una mucca. E a livello proprio mh, sì, di pelle anche sotto la pelle qualcosa è cambiato. E quindi, no, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta. Ecco qua, insomma, questo è un po' il nostro spirito. Grazie Alfredo. È un po' il nostro spirito. Spero che vi passi un po' di quello che noi tutti, a modo nostro, ci mettiamo. Facciamo tutti la stessa cosa in modo diverso e l'obiettivo è veramente sempre solo unicamente uno. Non abbiamo nessun altro scopo, credeteci, nessun altro. Grazie, grazie mille per l'attenzione. Due minuti due tecnici, proprio per che Roman non possa cambiare la scheda per fare eh, entrare il prossimo nostro attivista. Grazie mille.